una vita contro un nemico senza tempo, con il titolo del suo monologo. Nelle scuole, nelle strade, dovunque ci sia bisogno di aiuto. Ogni volta che una famiglia è in pericolo e una nuova generazione torna sotto attacco, lui è lì. Il presidente dell'associazione Genitori Lotta alla Droga di San Patrignano, Paolo De Laura. Salve, ringrazio voi per l'attenzione che mi dedicherete e Giorgia, buona compagna, ottima compagna, che ha tutta la mia amicizia e la mia stima. Io ho un problema con un sostantivo che si chiama consenso. Io ho usato stupefacenti per 20 anni e da 20 mando avanti un centro per le dipendenze patologiche, anche accoglienza per San Patrignano. Il consenso al niente, il consenso a un altro sostantivo che si chiama stupefacente, che si chiama droga. Io, venendo qui, pensavo che un buon governo dovrebbe investire in cultura. La cultura genera conoscenza, la conoscenza genera coscienza, e la coscienza può allontanare le menti semplici, quali era la mia, è stata la mia in gioventù, dall'assenso al discorso stupefacenti. Ma arriviamoci a questo maledetto discorso della droga. Voi sapete benissimo, come direbbe un tecnico, che l'incipit dell'evento tossicomanico adesso si è abbassato. Noi a studio abbiamo ragazzini di 11 anni, abbiamo una fascia dagli 11 ai 50 anni. Sapete altrettanto bene che quella è la stagione fantastica, un incantamento per la nostra esistenza, quando si passa fra pubertà e adolescenza, momento in cui tutti quanti noi abbiamo istintivamente provato una condizione oppositiva al sistema, sistema scuola, sistema famiglia. Innestiamoci l'uso dello stupefacente che qualche persona vigliaccamente chiama fa la dicotomia fra droga leggera e droga pesante, e vediamo che questo momento di criticità che si sviluppa in quell'età si trasforma in disadattamento, si trasforma in abbandono scolastico, fino ad arrivare, credetemi, quasi alla sociopatia. Cosa succede poi? Si comincia appunto con la cannabis, gli americani la usano ancora a definire open gate drug, quella che apre le porte a tutto il resto. Si provano, vi parlo della mia esperienza, ma dell'esperienza, perché niente di nuovo sotto al sole, eh? Lo stesso identico squallore, signori, da 40 anni, ci si sperimenta in tutte le droghe, e poi normalmente si rimane su eroina o cocaina. Dietro tutto ciò, che viene ancora venduto come momento di trasgressione, signori, si diceva negli anni 60, non c'è trasgressione nell'immobilismo dell'anima e della mente, dietro tutto ciò c'è solo un business. Vi posso citare quello che è stata la mia esperienza, spero che nessuno retroattivamente mi venga a mettere le manette. Io ho fatto molti viaggi in Thailandia, Triangolo d'Oro, Birmania, Cambogia, Thailandia, Laos, negli anni 70, negli anni 80, c'era la miglior produzione di papavero doppio del mondo. Bene, in Thailandia un grammo di eroina pura al 70%, io la pagavo $5 americani, al cambio dell'epoca 1500 lire a dollaro. Tornato in Italia potevo tranquillamente mettere 20 grammi di taglio, avendo così 21 grammi di sostanza, che potevo vendere tranquillamente a 200.000 lire a grammo. È rimasta esattamente la stessa identica cosa. Quindi questo viene venduto in molte maniere, ripeto, trasgressione, momento di differenziazione. Ma credetemi se vi dico, forse è un po' teatrale dirlo, il sonno della ragione genera mostri, è verissimo. Io ho notato, sento fare dai ragazzi che ho adesso in gruppo, gli stessi identici e sovrapponibili discorsi che facevo io 35-40 anni fa. E questo è tragico, signori, è tragico. È tragico perché inevitabilmente, ineluttabilmente, i danni al sistema che vengono prodotti cominciano a diventare gravi, e parlo di fegato, parlo di reni, parlo di pancreas.
per non parlare dei danni al sistema nervoso centrale che con gli stimolanti cocaina e crack riducono giovani di 18, 20, 25 anni, ma fosse anche adulti di 40, cambi l'ordine degli addendi. Il prodotto finale è la morte dell'intelletto, è la morte dell'anima. Questa è la droga. Ecco perché io dicevo ho un problema col sostantivo consenso, perché ritengo essere un insulto alla comune intelligenza, alla paternità, alla maternità, che ancora in Italia si debba sentir parlare di droga leggera e droga pesante, come se esistesse una reale dicotomia. Non c'è. Il tempo è tiranno. Potrei implementare con due o tre informazioni che sono sicuro saranno già in vostro possesso. La storia non insegna niente. Progetti di legalizzazione e liberalizzazione, anni 60 la Svezia, anni 70 la Gran Bretagna, la Svizzera nel canton tedesco di Zurigo, l'Inghilterra, ripeto, non hanno portato a nulla. Io vi prego, è quasi ridicolo forse rivolgermi così a voi, ma è compito di ognuno di noi, non solo degli operatori, è compito di ognuno di noi riuscire a stabilizzarlo, il futuro dei nostri figli. La comunità che io mi onoro di rappresentare dal 1978 ha avuto un transito di 25.000 persone. San Patrignano è una comunità di vita, peraltro anche gratuita. Nel nostro piccolo, noi annualmente abbiamo 1.000-1.500 contatti telefonici per informazione. Credetemi, l'informazione non è quant sufficit, quindi ritengo, oltre noi e oltre la mia cara amica Giorgia, che è uno dei pochi politici, permettetemi di dirlo, che conosco, che ha una profonda coscienza sociale, ma siate portavoci voi di questo messaggio. La totale e completa inutilità dell'uso dello stupefacente, la cannabis a uso terapeutico. Qui mi fermo perché ancora collegialmente non è stata provata da nessuna equipe medica. Glissiamo, ma che si debba coniugare l'uso della cosiddetta droga leggera col momento ludico, come momento di aggregazione, signori, è una bestemmia contro Dio. Credetemi se ve lo dico. Io concludo dicendovi che in Anglad non raccogliamo, e questo è triste dirlo, non raccogliamo il problema droga. Noi raccogliamo il problema del default del sistema famiglia, nei suoi principi e nei suoi valori più profondi. Il default del sistema scuola e il default del sistema mondo del lavoro. Questo produce disadattamento, esclusione, droga, alcolismo, gambling, dipendenza da computer. Io vi ringrazio, ripeto Giorgio per avermi dato questa opportunità. Grazie.